100.000 chilometri. Queste macchine li hanno percorsi per sperimentare, in contrapposizione a un buon olio normale, un olio di lunga vita per motori, un olio long life. Si sono fermate solo la notte per poche ore, il tempo strettamente necessario per i rifornimenti e per il cambio degli equipaggi. Anche questi uomini quindi hanno percorso 100.000 chilometri, con il caldo e con il freddo di giorno e di notte, con la pioggia e con il sole, alternandosi alla guida. Vogliamo interrogarne qualcuno? Com'è andata la prova? Molto bene, su tutti i punti di vista. E le macchine come si sono comportate? Meglio di così non poteva andare. L'olio ogni quanti chilometri lo avete cambiato? Due macchine ogni 10.000, le altre due ogni 20.000 chilometri. È stato duro? Il traffico ci ha messo spesse volte in difficoltà. Ora, dopo alcune prove complementari di velocità e di consumo, su base misurata, le stesse che erano state fatte prima della partenza, i motori saranno smontati. Sarà controllata la pulizia e il grado di usura di tutti i loro pezzi. Si potrà dare così una risposta precisa alla domanda che ha originato la faticosa prova. All'ingegner Moscarini, direttore dell'Istituto Sperimentale Automotori, lasciamo il compito di riassumere i risultati dal punto di vista tecnico. I risultati è un po' presto a dire, possiamo dire solo che tutto si è svolto secondo quanto era stabilito, che la messa dei dati raccolti è enorme e che da questi dati verranno senz'altro fuori delle notizie molto interessanti e degne di studio.